In questa intervista Lucia Savadori ci parla dei principali meccanismi cognitivi, affettivi e sociali che influenzano la percezione del rischio negli esseri umani. Ci spiegherà dunque perché in alcune condizioni le persone arrivano a una sottostima pericolosa del rischio e in altre condizioni a una sovrastima e a falsi allarmi. Si cercherà con lei di comprendere perché alcuni rischi globali come i cambiamenti climatici non riescono ad attivare risposte nei singoli e nelle collettività, mentre altri rischi come il Covid-19 siano invece immediatamente salienti. E infine il tema della percezione del rischio sarà strettamente collegato a quello della comunicazione. Buongiorno, innanzitutto ringrazio la professoressa Savadori, Lucia Savadori, per aver accettato di partecipare a questo progetto che si chiama Intelligenza della Città, promossa dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, sezione Lombardia. Ringraziamo la professoressa Savadori perché Lucia Savadori si occupa prevalentemente da moltissimi anni, è uno dei suoi principali argomenti di ricerca, di percezione del rischio, di comunicazione del rischio, che è un argomento oggi, come dire, estremamente attuale e sarà molto attuale anche in futuro, non solo a causa della pandemia, ma ad esempio anche a causa dei rischi ambientali. Quindi ringrazio veramente la professoressa Savadori per aver accettato appunto l'invito a intervenire in questo momento dedicato alla psicologia. E quindi proprio la mia domanda verterà, la mia prima domanda proprio sul rischio, sulla percezione del rischio, e le chiederei quali sono i meccanismi cognitivi sia individuali che sociali che portano le persone a percepire i rischi e a percepirli in un certo modo. Grazie Simona, grazie dell'invito, ringrazio anche Lino che mi ospita in questo piccolo spazio di approfondimento degli aspetti psicologici. E come è stato detto giustamente, io mi occupo di rischio, mi occupo di percezione del rischio ma anche di comunicazione del rischio, e questa mia passione nasce dal fatto che se ti occupi di come le persone percepiscono, come le persone decidono che qualcosa è pericoloso oppure no, non puoi farlo senza toccare anche gli ambiti della comunicazione del rischio. Perché come percepiamo qualcosa dipende anche da come ce lo comunicano, e quindi le due cose sono intrinsecamente connesse. E come dicevi giustamente tu, Simona, la nostra mente ha dei processi mentali, chiamiamoli così, dei meccanismi, delle strategie, dei modi con cui elabora l'informazione e decide che questa informazione è pericolosa oppure no, o elabora delle esperienze e decide che questa sostanza, tecnologia o quel comportamento è pericoloso oppure no. Questa è una capacità che noi abbiamo come esseri umani da una vita, quindi siamo stati selezionati dall'evoluzione per avere questo tipo di risposta. Quindi io mi arrabbio molto quando qualcuno dice la nostra percezione del rischio è sbagliata, è scorretta. Ecco, questo non è l'approccio giusto, perché lo psicologo del rischio sa che questo tipo di percezione non è sbagliata, perché l'evoluzione stessa ci dice che è un modo che ci ha permesso di sopravvivere e arrivare fino ad oggi. Ecco, una cosa molto curiosa che mi piace sempre raccontare perché è un po' controintuitiva, la percezione del rischio nella nostra testa, quindi a livello neurale, è soprattutto concentrata, diciamo, in due zone. L'amigdala, che sono due piccole ghiandoline nella parte interna del cervello, e i lobi frontali. E questa sensazione di paura che noi proviamo quando abbiamo a che fare con qualcosa che giudichiamo pericoloso, nell'evoluzione non è stata affiancata a caratteristiche quali ad esempio la stupidità oppure la mancanza di coraggio, ma paradossalmente si è evoluta insieme ad altre caratteristiche che sono quelle delle funzioni cognitive più elevate. Quindi, e questo perché? Perché provate a immaginare una persona che non ha paura, no? C'è per esempio un precipizio, dobbiamo saltare, dall'altra parte la persona che non ha paura salta, cade e probabilmente si estingue. La persona che invece ha paura, che cosa fa?
trova delle soluzioni intelligenti per raggiungere l'obiettivo, quindi saltare e arrivare dall'altra parte, ma con qualche strategia che gli permetta di sopravvivere. Quindi in realtà le persone che hanno paura non devono sentirsi inferiori, anzi hanno una capacità in più rispetto alle altre persone. Poi che questo non attiri le donne e quindi o i maschi, perché spesso si parla di soprattutto di dei maschi che hanno coraggio, ecco, questo può essere vero, quindi nella selezione del compagno sicuramente l'uomo che mostra di avere meno paura è favorito, ma non nella sopravvivenza. Quindi noi abbiamo questi processi mentali che da sempre ci aiutano a sopravvivere e da sempre ci aiutano a saltare il precipizio, a raggiungere il nostro obiettivo con intelligenza. E come funzionano? Beh, sono dei processi molto raffinati. L'amigdala in realtà non registra solo eventi negativi, è capace anche di registrare eventi positivi, ha delle capacità che si stanno sempre di più esplorando in questi anni di ricerche. E però sì, è certo che uno dei modi principali con cui impariamo ad avere paura sono le emozioni negative. Quindi l'aspetto emozionale e quindi l'aspetto automatico e più istintivo, quella sensazione di senso di non essere a disagio è un modo automatico con cui la nostra mente elabora le informazioni e dice, beh, questa cosa deve essere qualcosa che mi fa male. E, però è interessante come questo meccanismo viene trasmesso e viene comunicato, perché non è necessario molto spesso entrare in contatto con un pericolo. È sufficiente che qualcuno ce lo racconti o è sufficiente che qualcuno ci mostri un'emozione collegata a questo pericolo. Ecco, quindi i modi sono essenzialmente i modi automatici e basati su quella che noi chiamiamo l'euristica dell'affetto. Quindi questo ricordo di un'esperienza che ha avuto un esito negativo e quindi associamo a questo comportamento, a questa sostanza che abbiamo provato, una emozione negativa e questa ci guida poi nelle scelte successive. Possiamo però anche imparare ad avere paura di qualcosa attraverso la logica formale, attraverso processi più razionali. Quindi come esseri umani siamo double pass, diciamo. Abbiamo un sistema automatico che noi psicologi della decisione chiamiamo euristiche, quindi procedure automatiche che si attivano, pensate, senza neanche arrivare a livello di consapevolezza, quindi non diciamo proprio nell'inconscio, ma diciamo in maniera automatica. Però abbiamo anche un altro processo, un'altra possibilità, e questi sono i lobi frontali, che ci danno una capacità di pianificare, una capacità di attuare delle scelte che vanno al di là del nostro sentire. Allora io sento di avere paura, però io posso con l'autocontrollo anche salire su un aereo e dire va tutto bene, posso farcela, anche se sono magari suscettibile alla paura di volare. Oppure posso indossare una mascherina anche se non ho davanti a me un rischio grande come un dinosauro che mi sta per mangiare. E cioè posso attuare delle scelte, quindi delle decisioni, che non rispondono soltanto alla pancia, quindi alla paura che io sento, ma rispondono a delle strategie, a delle scelte fatte in maniera, noi diciamo, deliberata, analitica, non esperienziale e emotiva. Quindi abbiamo un sistema molto rodato, molto efficace e molto buono per la paura. C'è un problema, che questo sistema che noi abbiamo, che è eccezionale, è stato in realtà forgiato parecchi anni fa, migliaia e migliaia di anni fa. E oggi invece l'ambiente in cui viviamo è molto diverso da quello in cui è stato forgiato tanto tempo fa.
Quindi per quanto sia eccezionale, certe cose gli sfuggono, soprattutto quelli che potremmo chiamare i rischi moderni. Quindi ci troviamo a volte senza strumenti, perché i rischi sono cambiati, sono diversi. Pensate soltanto a quanto sia difficile pianificare, il futuro e quindi decidere di risparmiare dei soldi oggi per una pensione domani, oppure fare qualcosa oggi per il nostro pianeta che avrà delle ripercussioni tra tantissimo tempo. Ecco, la nostra mente funziona meglio se il feedback è immediato e soprattutto è tempestivo. Funziona meno bene quando deve imparare ad avere paura di qualcosa che ha delle caratteristiche che oggi nella nostra società sono davvero pervasive, perché Su questo punto sicuramente, come hai ben descritto tu, il nostro cervello e la nostra mente, i nostri processi cognitivi sono altamente adattivi, no? Ci hanno permesso come esseri umani di arrivare fino al 2021, quindi vuol dire che funzionano bene, adeguatamente. Ecco, però a volte noi assistiamo ad alcuni fenomeni che ci paiono da osservatori irragionevoli, irrazionali, cioè vediamo a volte che gli esseri umani, ad esempio, sottovalutano alcuni pericoli, no? Alcuni rischi, quindi negazionisti, appunto il rischio, ad esempio, pandemico, il rischio ambientale di fronte al cambiamento climatico, e altre volte invece c'è una percezione del rischio fino ad esempio a fenomeni tipo quello dell'acquisto compulsivo di carta igienica a cui abbiamo assistito, no, nelle prime fasi della pandemia. Ecco, quindi degli comportamenti che non ci paiono così ragionevoli e così adattivi rispetto all'ambiente. Perché questi fenomeni? Hai messo proprio il dito su una di queste piaghe, che effettivamente queste mancanze, diciamo, la nostra mente, i nostri processi non sono perfetti, sono molto utili, ma non sono perfetti. Allora, una di queste difficoltà sta ad esempio nella percezione di una quantità che è, diciamo, di tipo probabilistico, no? Per esempio, questa pandemia ci ha portato di fronte a un tipo di rischio che è un po' diverso da quelli con cui siamo abituati a convivere. Per esempio, se io metto il dito sul fuoco, so di scottarmi. Se io prendo la varicella, so che avrò un certo decorso della malattia. Ecco, qui abbiamo di fronte un virus che non solo è invisibile, quindi è difficile dal punto di vista sensoriale da percepire, ma ha delle conseguenze che vanno da 0 a 100. Ora, cioè, ci sono delle persone che entrano in contatto con il virus e non hanno neanche un sintomo. Ci sono delle persone che entrano in contatto con il virus e del virus purtroppo hanno delle conseguenze letali. E questo 0-100 per la nostra mente è assolutamente incomprensibile. Io lavoro molto con il concetto di probabilità e cerco di spiegare alle persone questo concetto, perché quando collaboro, ad esempio, uno dei casi che mi viene in mente adesso sono le collaborazioni che ho in atto con la Protezione Civile per cercare di comunicare il rischio sismico. Ecco, se tu dici a una persona: guarda che tu vivi in una zona ad alto rischio sismico, ok, ma quanto? Beh, diciamo che nella tua zona tu hai la probabilità di avere un terremoto molto forte ogni 50 anni. Ok, ma quindi avrò il terremoto nei prossimi 50 anni oppure no? No, non è detto che tu ce l'abbia, ma tu hai la probabilità di avere un terremoto ogni 50 anni. Ok, e quindi se c'è appena accaduto il terremoto, adesso per i prossimi 50 anni io sono a posto. No, non vuol dire questo. Ecco, questo è uno degli esempi che in letteratura vengono chiamati gambler's fallacy, cioè la fallacia dello scommettitore, perché se un numero su una ruota non è uscito per tanto tempo, la nostra mente
anche la mente di una persona istruita ha la percezione che questo numero debba uscire, anche se in realtà la probabilità, poniamo che esca il 12 sulla ruota di Napoli, è sempre la stessa, no? Ecco, con gli eventi che hanno una certa probabilità di occorrenza, la nostra mente fa davvero difficoltà, perché la nostra mente capisce che le cose o accadono o non accadono, quindi ha una modalità molto più frequentista, che è una modalità probabilistica con cui elabora l'informazione. Quello che accade durante in particolare durante questa pandemia, ma ogni volta che la nostra ragione, diciamo, il nostro sistema più analitico e più deliberativo deve avere la meglio sulla nostra pancia. Quindi, per esempio, se io non devo abbracciare una persona, che è la cosa più automatica e istintiva che mi viene da fare, o se devo indossare la mascherina, che è una cosa che mi devo imporre di fare, noi sappiamo che consumiamo risorse cognitive, quindi facciamo fatica. Sono comportamenti che non sono automatici, non sono naturali, non sono spontanei, quindi facciamo fatica. E questo fa sì che questi comportamenti vengano messi in atto quando davvero il nostro ambiente è pericoloso. Quindi appena uno può evitare di non mettere in atto questi comportamenti, ritornerà a attuare il comportamento naturale, che è quello di socializzare, non indossare la mascherina e così via. Però noi possiamo, attraverso la nostra capacità, diciamo, quindi il nostro autocontrollo e i lobi frontali, fare un ragionamento non di pancia ma di testa e dire: guarda, io so che forse sono giovane, non faccio una vita particolarmente a rischio, non sono una persona estremamente vulnerabile, però mi proteggo lo stesso. Ecco, questo è uno sforzo notevole. Quando noi cerchiamo, ad esempio, quando lavoriamo in ambito medico o in ambito appunto di protezione civile, tocchiamo con mano che questo sforzo è enorme, per cui le persone, se devono, per esempio, ristrutturare la casa, anche se i soldi vengono dallo Stato, perché c'è un bonus sisma 110%, non raccolgono questa opportunità. Perché comunque per loro è una fatica, non è la cosa più naturale, necessita di uno sforzo. In questo senso quindi bisogna aiutare, ecco, se il meccanismo, cioè se il lavoro da fare comporta uno sforzo, non c'è altro modo che aiutare e quindi noi diciamo nudgizzare, cioè trovare dei modi per. Ecco, sempre tornando un po' a questo tema che le persone a volte sottostimano il rischio, oggi parliamo tanto di rischio parlando di Covid-19, ormai ha monopolizzato la nostra comunicazione e anche i nostri interessi di ricerca spesso e volentieri, però a me colpisce sempre questa differenza che è abbastanza clamorosa di come ci attiviamo e ci siamo attivati come singoli, anche come collettività di fronte al rischio pandemico correttamente, e come invece facciamo veramente fatica ad attivarci a livello comportamentale di fronte, ad esempio, al rischio ambientale, che sicuramente è una delle più grandi sfide che gli esseri umani dovranno affrontare, nei prossimi decenni. Ecco, ma perché? Perché noi non riusciamo ad attivarci di fronte al rischio ambientale? Che pure, sarà drammatico. E qui tocchi un argomento molto, molto affascinante, la visualizzazione del rischio. Allora, c'è un esperto, diciamo, mondiale di percezione del rischio che si chiama Paul Slovic, o Slovic, alcuni lo pronunciano in un modo, altri in un altro, che dice che noi reagiamo ai pericoli che percepiamo. Sembra una banalità, ma quello che vuol dire è che se noi non percepiamo qualcosa, il nostro sistema, che appunto si è evoluto in un ambiente in cui i pericoli erano tangibili, il nostro sistema fa davvero molta, molta difficoltà a attivarsi. Ora, i rischi ambientali
e tu fai riferimento, immagino, al cambiamento climatico, purtroppo hanno tutte le caratteristiche negative per essere dei rischi sottostimati. Okay? Perché? Primo, perché non si vedono, non c'è modo di visualizzarli, non abbiamo un modo di percepirli in maniera sensoriale, non solo attraverso la vista, ma anche attraverso altri sensi. Sì, abbiamo dei segnali, li vediamo e ce ne preoccupiamo ogni volta che succede una tempesta, ad esempio la tempesta Vaia ha sconvolto persone, oppure dei grandi eventi meteorologici che ci fanno pensare, guarda che c'è qualcosa che si è rotto, un meccanismo che si è rotto. Però su questo gioco meccanismi, per cui anche se io per 2 o 3 giorni mi rendo conto che c'è questo pericolo, che questo è un segnale di questo pericolo, noi abbiamo purtroppo una memoria che dimentica. Pensa che questa era una cosa talmente nota anche ai nostri antichi, il fatto che noi ci dimentichiamo di un evento, che in Giappone, per esempio, il Giappone è uno dei territori al mondo dove ci sono più tsunami. Loro hanno una storia antica di tsunami, per cui proprio nella loro cultura esiste questo rischio. Ecco, pensa che anche in Giappone, dove tuttavia gli tsunami sono abbastanza frequenti, sanno che l'uomo dimentica, cioè che la nostra memoria tende ad affievolirsi e quindi la disponibilità in memoria di un evento diminuisce con il passare del tempo. E cosa hanno escogitato? Hanno escogitato le pietre, le chiamano tsunami stones, perché sono davvero delle pietre che sembrano quasi cimiteriali. Ecco, le tsunami stones le trovi in mezzo al bosco, in mezzo alla foresta, e sono posizionate lungo tutta la costa. Perché? Perché segnalano il punto massimo dove è avvenuto l'ultimo tsunami. E sulla stone, sulla pietra, c'è scritto non costruire una casa al di sotto di questo punto, perché saresti a rischio di tsunami. Ecco, questi meccanismi prendono già in carico quello che è il difetto del nostro sistema di elaborazione dell'informazione rischiosa, cioè che è molto sensibile alla memoria temporale degli eventi. E se un evento è recente, io sovrastimerò la sua pericolosità. Quindi appena è avvenuto un terremoto, le persone hanno questo rischio come molto visibile, molto tangibile alla loro mente. Ma man mano che passa il tempo, noi sappiamo che i ricordi mnestici diminuiscono e le persone si dimenticano. E dimenticandosene, siccome uno dei meccanismi con cui noi elaboriamo le informazioni, la probabilità di accadimento è questa euristica che viene chiamata euristica della disponibilità, mi sembra un po' troppo professoressa, ma è perché l'euristica della disponibilità è un modo con cui la nostra mente ci fa fare delle stime di probabilità. Se qualcosa mi viene facilmente in mente, io dico che è molto probabile. Ora, ma se qualcosa è avvenuto molto lontano nel tempo, per definizione non mi verrà facilmente in mente e quindi io farò una stima, una sottostima di probabilità. Se ti chiedo, è molto probabile che accada uno tsunami, ma se l'ultimo tsunami è accaduto più di 10 anni fa, tu dici, beh no, non è così probabile. Quindi il nostro sistema che è fatto ed è costruito per funzionare bene in un ambiente dove il feedback è immediato, ma anche tempestivo, si trova molto male in un ambiente dove qualcosa accade oggi e gli effetti si avranno tra 10, 20, 30 anni. Questo per la nostra mente è del tutto incomprensibile, cioè per il nostro sistema automatico di gestione del pericolo, per la nostra amigdala. Questo non è assolutamente comprensibile. Quindi che cosa possiamo fare? Ecco, l'unica cosa che possiamo fare è attraverso quel sistema di elaborazione più analitica, più deliberativa, quindi riuscire ad aiutare il nostro sistema, i nostri lobi frontali, il nostro autocontrollo, la nostra
decisione più razionale, a contemplare e a integrare queste informazioni rischiose anche nelle nostre scelte quotidiane. La visualizzazione del rischio continuo e costante, secondo me, è una pratica che dovrebbe essere mantenuta, mentre di solito io vedo che anche a livello, diciamo, governativo si tende a cercare di dimenticare. Se c'è stato un grande terremoto in una zona si vuole dimenticare. Io questo lo trovo cioè, del tutto comprensibile. Però questo da una parte non aiuta chi deve fare delle scelte come ad esempio ristrutturare un edificio per renderlo antisismico, perché fa sembrare che tutto ciò non sia mai avvenuto. Ecco, quindi dal punto di vista dell'urbanizzazione io credo che qui ci siano dei grandi potenziali, perché da una parte, ecco, il Ground Zero è stato in questo senso un esperimento anche psicologico, perché è vero che si è voluto, diciamo, creare una zona con un impatto positivo, perché noi vogliamo star bene nel nostro ambiente, però allo stesso tempo è necessario mantenere quei piccoli segnali che ricordano un evento passato, perché la nostra mente, va nell'altra direzione, quindi tenderà a evitarlo, a dimenticarlo, perché è giusto così e Questo noi dobbiamo vivere positivamente la nostra vita. un punto estremamente interessante che citavi prima è tu dici bisogna aiutare le persone, no? Bisogna evidentemente comunicare in modo adeguato. Questa analisi della percezione del rischio e dei meccanismi cognitivi che sono coinvolti nella percezione del rischio servono anche per pianificare in modo adeguato la comunicazione pubblica. Credo ancora una volta un tema estremamente attuale in questo periodo. Quindi un po' ti chiedevo degli esempi appunto di traduzione, no? Dall'analisi dei processi cognitivi a pianificazione di comunicazione efficace sul rischio. Come hai detto giustamente tu, la parte finale, diciamo, l'aiuto che possiamo dare al decisore è quello di fornirgli il più possibile le informazioni e cercare di fornirgliele nel modo più semplice possibile, più semplice da capire. E qui troviamo dei grandi ostacoli, perché davvero considera che, come dicevo prima, l'informazione di rischio ha sempre al suo interno un parametro di probabilità. E il concetto di probabilità è ostico, non fa parte del nostro bagaglio naturale con cui capiamo le informazioni. Ci sono però dei modi con cui riusciamo a comunicare meglio questo rischio. Ad esempio, è possibile utilizzare dei formati numerici che sono più comprensibili di altri. Ci sono degli studi, ad esempio, che mostrano che se noi trasformiamo la probabilità in uno su qualcosa, ad esempio una volta ogni 50 anni, piuttosto che dare una probabilità in termini proprio di probabilità, oppure dire una persona su 10, questo sembra indurre una percezione del rischio più elevata e quindi indurre una maggiore risk awareness, una maggiore consapevolezza del rischio. Però secondo me gran parte del lavoro deve essere fatto proprio in termini di visualizzazione grafica. Adesso noi siamo diventati molto bravi, purtroppo, a comprendere i colori, però i colori sono stati usati e vengono usati nella comunicazione immediata del rischio, per cui qualcosa di rosso è brutto, è negativo, e qualcosa di verde invece è più positivo. Ecco, noi siamo più dal rosso, giallo, arancione, ma ci sono ad esempio delle mappe mondiali fatte
usando questi colori che ti dicono in maniera immediata quali sono le zone più pericolose se come turista vuoi andare in alcune zone del pianeta. Quindi la mappatura attraverso i colori è uno strumento che secondo me andrebbe incentivato molto di più perché è una comprensione efficace e automatica. Ed è la linea di indirizzo che sta prendendo ad esempio tutta l'etichettatura degli alimenti, il famoso semaforo rosso, semaforo verde, semaforo giallo. Ecco, questi sono degli aiuti decisionali al consumatore che sono immediatamente utilizzabili anche dal nostro sistema di pancia, perché se io vedo un bollino rosso dirò beh, forse questo alimento non è del tutto sano e quindi mi orientano e mi aiutano a orientarmi. Sono usate molto anche le stelle, per esempio, sempre in questo settore del packaging, che forse sai, il marketing cerca di andare avanti perché forse è quello su cui si possono fare tanti esperimenti, quello che è anche forse un po' più di olio nel motore, perché c'è più benzina che gira, insomma, olio e benzina. Ma le stelle, ci sono delle etichettature interessanti in termini di stelle, per cui ogni prodotto ha una quantità di stelle, se sono 5 stelle sarà un prodotto eccezionale, se sono una stella sarà un prodotto meno buono. Ecco, questi sistemi, noi non siamo nati con questi sistemi, però la nostra istruzione o il nostro ambiente ci ha quasi reso, ci ha reso delle persone che riescono, come dire, a rispondere in maniera automatica a certi stimoli, come il linguaggio subisce un iperapprendimento per cui tu riesci a leggere poi senza fatica. Ecco, mettere le stelline o mettere i colori è un modo utile e interessante. Noi stiamo provando anche a utilizzare, noi dico il mio piccolo nucleo di ricerca, a utilizzare molto anche gli scenari di confronto, perché un altro aspetto è che quando tu sai anche il grado di rischio a cui vai incontro, non sempre questo rischio è trasformabile in un qualcosa che abbia un senso per te e possa essere usato poi nella decisione. E questa cosa viene resa un po' più facile se tu hai dei termini di paragone, ad esempio sapere qual è il minimo e il massimo, sapere qual è la media, quindi sapere se tu sei al di sopra o al di sotto della media, avere degli altri elementi per confrontare questo valore che ti viene dato. Quindi se mi dicono guarda che c'è questo rischio ambientale di questo tipo, io posso dare degli altri scenari di confronto, magari che fanno riferimento alla mia quotidianità, per riuscire a connettere questo significato con qualcosa che per me ha un senso più sensoriale, più familiare, più utile. Quindi c'è un, secondo me, un campo completamente ancora in nascita, ecco, è un campo molto inesplorato, che però ha bisogno di essere esplorato di più, proprio perché la nostra mente ha bisogno di essere aiutata nella visualizzazione, di un pericolo che non è immediato, e che non mi dà un feedback istantaneo. Grazie.